Buongiorno, oggi facciamo una dimostrazione pratica di quello che io faccio alle ciglia come ultima cosa prima di finire con il trucco, alzarmi e andarmene. Allora, prima di tutto c'è il piegaciglia, ovviamente. Questo è un piegaciglia abbastanza vecchio di H&M, infatti qui è tutto scrostato, però a me piace e continua a funzionare, per cui voglio dire, non è che me ne preoccupo più di tanto. In più uso questo pettinino. Come procedo? Procedo così, avvicino e faccio salire il piegaciglia, poi lo inserisco tra le ciglia e incomincio a piegare. La prima cosa che faccio è fare anche questo, per rimuovere eventuali avanzi di cipria e cose varie. Poi lo faccio salire un pochino, continuando a piegare così. Ulteriormente faccio salire e poi basta. Dopodiché faccio anche un piccolo aggiustamento con il pettinino, ma piccolo perché il pettinino ha questo potere strano di riabbassare le ciglia all'istante. Allora rifaccio lo stesso movimento di prima con il pettinino, gli stessi movimenti con il piegaciglia, salgo un po', salgo un ulteriore po' e basta. E riseparo specialmente qui sotto le ciglia e poi procedo, e poi è il momento del mascara. Allora, il mascara in questo caso oggi è questo qui, e poi mi aiuto con questo. Allora, come faccio? Apro il mascara, tolgo un po', apro il mascara senza fare questo movimento, perché questo movimento fa entrare aria dentro il tubettino e non serve assolutamente a niente. Mi tolgo i capelli, poi faccio così, vedete le ciglia? E incomincio a mettere il mascara in tutta serenità e semplicità. E posso andare anche velocemente perché se il mascara va col cartoncino, voglio dire, chi se ne importa? Anzi, meglio. Faccio anche così, presso proprio le ciglia sul cartoncino e faccio anche questo tipo di movimento. Dopo metto il cartoncino in queste altre ciglia e lo so, sembra un po' horror, però è un metodo abbastanza sicuro e indolore per fare questa operazione del mascara in fretta, cioè in relativa fretta, nel senso che è fatto, viene con molta precisione e si risparmia un po' di tempo. Ecco, questo, in questo caso io non appena ho tolto il cartoncino ho fatto un piccolo danno, e ho fatto un piccolo danno perché vado in effetti un po' di fretta, perché ho voluto fare questo video comunque, anche se in realtà ho veramente molto fretta, molta fretta. Riprendo il cartoncino da quest'altra parte, rintingo il mascara qui dentro così e rifaccio la stessa cosa di prima con il cartoncino. Allora, sentite il rumore? Io sento sia il rumore del mascara, sia il rumore della radio che in questo momento è accesa. Il cartoncino vi aiuta a guadagnare distanza tra la pelle e le ciglia, in modo da lasciarvi la possibilità di essere abbastanza elefantiache nei movimenti, come sono io, specialmente quando ho fretta, e però vi consente allo stesso tempo di fare un lavoro abbastanza a fondo e preciso con le ciglia. Dopodiché, quando avete fatto una prima base con il cartoncino, il resto lo fate a mano. Ovviamente ci sono due metodi, due scuole di pensiero. C'è la scuola di pensiero che dice di mettere lo specchio sotto e fare così, e c'è la scuola di pensiero di Valentina, che ha lo specchio qui di fronte e quindi non può fare altrimenti, e non vuole e non ha voglia di fare altrimenti, e quindi mette il viso così, anzi la faccia così, e continua a spazzolare le ciglia anche dopo il cartoncino per un pochino. Ecco,
qui per esempio bisogna separare un po'. Io faccio anche un movimento rotatorio con le ciglia. C'è un signore sul balcone dell'ultimo piano qui di fronte che sta guardando qui sotto per vedere cosa diavolo sta succedendo. Vabbè. Allora, faccio questo movimento rotatorio. Così richiudo il mascara perché questa parte è finita, vedo che ci sono ancora delle cosine del movimento brusco che ho fatto prima e queste cosine se ne vanno facilmente con un cotton fioc, il resto sono lentiggini. Dopodiché mascara purple, mascara viola sempre della Essence e con questo vado solo sulle punte in una maniera molto 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 rapida. Perché non mi interessa fare un lavoro di perfezione, l'ho già fatto prima. Posso fare anche un po' così, basta che sia molto leggero. Certo, andateci molto molto leggeri, leggere con i mascara colorati perché a volte. Questo è colorato, però che è colorato non si vede più di tanto. Perché a seconda della luce sembra sì un po' color violaceo, ma sembra anche molto marrone, perciò ecco qua, finito anche con questo. Ora l'ultima cosa da fare, se proprio volete esagerare, e io a volte voglio esagerare, questo è uno stuzzicadenti che io già ho usato una volta e con lo stuzzicadenti vi aiutate a separare ulteriormente le ciglia un po' che non vi piacciono. E lo fate con lo stuzzicadenti perché farlo con il pettinino, come dicevo prima, il pettinino ha uno strano potere che è ributtare le ciglia in giù e poi dovete ripiegarle di nuovo oppure annullate il valore del piegaciglia. Lo stuzzicadenti si porta via anche i grumetti di mascara, vedete? Infatti qui è tutto nero adesso. E basta, e Valentina è pronta adesso per uscire. Le sopracciglia le ho un po' pettinate prima, la bella è meglio con questo. Ah, questo tra l'altro è anche un po' rotto qui, come tutte le mie cose. Le ho pettinate prima un pochino, vedo che qui c'è qualcosa che non mi convince. Ecco, rifaccio così e basta, io e lo spazzolino qui da peli facciali, vi salutiamo e questa era l'applicazione del mascara, il piegamento delle ciglia, insomma tutta la routine giornaliera per quanto riguarda ciglia, mascara e zona occhi. Ciao ciao ciao.